No, no, non ci credo. L'avete sentito? Era lui? O non era lui? Era lui? O non era lui? Ragazzi, mi sto preoccupando, eh? Ha fatto un video? Ha fatto un video serio? Ha fatto un video che per una volta siamo tutti d'accordo con lui? È incredibile. Pazzini? Ma sei impazzito? Pazzini? Torna in te stesso, cosa sei matto? Dovevi fare un'altra tabellina, io mi aspettavo oggi. E invece no. Invece, hai fatto un video così. Mo'. Adesso ve lo racconto, ma prima iscrizione al canale, dai che arriviamo a 3.000, dai che arriviamo a 3.000, dai che arriviamo a 3.000. Iscrizione al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Mi raccomando, mi raccomando. Pazzini, oggi stupisce tutto il mondo. Tutto il mondo. Cioè, ne ha parlato il TG5, ne ha parlato Rai 1, ne ha parlato Rai 2, ne ha parlato Tele Lombardia, ne ha parlato tutti, 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 tutti. E io ho detto, ma dai, ma non dire cagate, ma è impossibile che abbia detto una cosa seria quell'uomo, quel ragazzo, quell'uomo, quel ragazzino. E invece sono andato a vederlo, ragazzi. Bravo, Pazzini! Bravo Pazzini! Così ti voglio! Un video sano dove dice ai milanisti di non rompere in poche parole le palle perché gli sfottò, li hanno fatti prima loro, anche peggio, e noi siamo stati zitti, quindi il calcio è fatto di sfottò, di non lamentarsi dei festeggiamenti di Dumfries e dell'Inter perché sono belli, perché lo sfottò è bello, per questo il calcio è bello fatto con gli sfottò. E io quando ragazzi ascoltavo dicevo, oh, mi gira la testa, aspetta, ma che cazzo mi ha dato quello là prima, oh, cioè, ho detto, cazzo, fumato qualcosa che mi ha fatto andare giù il cervello. Invece Pazzini, Pazzini, per una volta, santo, santa la Madonna, ha detto una cosa seria, giusta, ed è quello che deve essere. Non rompete le palle per gli sfottò. Se non volete gli sfottò, andate a guardare il prete che fa la messa. Non rompete le palle ai giocatori e a quello, è la caduta di stile. Ma andate a cagare voi le vostre cadute di stile, che siete i primi a giudicare gli altri, poi fate di peggio, fate. Ma di cosa vogliamo parlare? Bravo Pazzini, ti voglio in live, ti voglio in live. Pazzini, d'ora in poi adesso lo proviamo a portare in live, basta, voglio portare Pazzini in live. Perché almeno lui, che è un personaggio che sa fare bene lo sfottò, e io ci gioco con lui perché lui è bravo in questo, ed è pane per me, per i miei denti, capite? Però ogni tanto, vedi, queste sono cose giuste. Non dovete fare la paternale agli altri quando voi siete peggio, avete capito o no? Poi, milanisti, arriviamo a voi. Oh, ogni giorno la curva del Milan o un esponente del Milan manda la letterina di Babbo Natale alla società. Ma come siete ridotti voi milanisti? Siete messi peggio dei gobbi. I gobbi sono là, invece, nel loro mondo fatato, che credono che Motta sarà il prossimo allenatore, che si porta a dire, che si porta a Calafiori, come se si portasse, che ne so, Haaland e De Bruyne, hai capito? Cioè, una volta loro compravano giocatori di un certo spessore, adesso comprano dal Bologna, va bene, va bene, va bene, va bene, sono due buoni giocatori, niente da dire. Che comunque credono che arriva Thiago Motta, che ancora non hanno capito che il prossimo allenatore della Juventus sarà Massimiliano Allegri. E sapete qual è il bello, interisti? Che questi qui adesso si devono giocare alla finale di Coppa Italia, ci saranno tanti gobbi, che tiferanno contro la Juventus per vedere Allegri perdere, perché hanno paura che se vince la Coppa Italia e si qualifica in Champions League, gli venga rinnovato il contratto o rimanga per un altro anno. Cosa che io gli auguro solo per vedere i fegati scoppiare a tutti i gobbi per tutte le male lingue che ci hanno detto quest'anno. Ok? Altra cosa, gobbi, avete visto il vostro quadratino? Voi l'avete messo là al museum dello stadium. Avete messo Cuadrado al museum come giocatore perché ha fatto più di 300 presenze con la vostra bella maglietta.
dopo le 300 presenze che ha fatto con la vostra maglietta, si è messo a saltare chi lo salta bianco e nero è, cantando i cori dell'Inter. Complimenti, bel museo, avete un bel museo, il museo dei fessi. Ok, milanisti, voi invece ancora lì, siete lì a mandare, avevate prima le tabelline, ok? Avevate prima le tabelline. Adesso avete iniziato a mandare le letterine a Cardinale. Cardinale, Babbo Natale, Cardinale. Caro Babbo Natale, Cardinale, per favore, ci puoi prendere un allenatore d'alto livello? Noi non vogliamo Lopetegui, noi non vogliamo Fonseca. Noi vogliamo Conte, Klopp, Guardiola, Sacchi, Ancelotti, Capello. Mandate, cioè, scusatemi un attimo adesso, ma io dico una cosa, ma anche la società che si deve essere, cioè viene presa a schiaffi dai tifosi e deve fare quello che decidono i tifosi, che vogliono i tifosi, ma qua ci siamo o non ci siamo? Cioè vi abbiamo portato alla disperazione, sia voi gobbi che voi milanisti, siete alla canna del gas, cioè quelli che contestano tutto l'anno Allegri e Pioli, Allegri vattene, e che fanno contro la Juventus per vedere Allegri mandarlo via, gli altri che non ne possono più di Pioli, che non ne possono più di vederlo lì ad allenare perché è sempre solo colpa di Pioli al Milan. Al Milan non è colpa di Leao che fa caghe o di Teo Hernandez che fa caghe o di altri giocatori che fanno cagare, no, la colpa è sempre solo di Pioli, la società lì gli va bene Pioli. Ieri Furlani, l'altro giorno Furlani non l'ha confermato, ma ha detto che l'allenatore ce l'hanno, quindi vediamo cosa succederà, saranno cazzi vostri poi milanisti, cioè, però a me fa ridere perché tutto l'anno che ci attaccate sui debiti, su questo, su quello, noi siamo i più organizzati, noi abbiamo già la squadra forte, abbiamo già comprato 3 giocatori, ne compreremo altri 2-3 forti da metterli, cioè, e poi voi guardate le nostre tasche. Voi tifate metà Allegri, metà non Allegri, metà la tifano la Juve, metà tifano contro la Juve, e guardate noi. Io mi riferisco a BJ, a Peter Pan, a Topo Gigio, che parlate ancora della Marotta League, della federazione che aiuta lì. Cioè voi non sapete neanche tifare la vostra squadra e venite a guardare noi. Gli altri poverini hanno speso più di tutti, si sono ripensavano, sono fatte mille idee e sono rimasti che così. Come abbiamo perso lo scudetto in casa nel derby? Sesto derby perso. Milanista, svegliati! Svegliati! È il sesto derby che perdi, penso. E noi abbiamo vinto lo scudetto in casa tua, vergognate. Mandate le letterine a Cardi Maiale, non sa, tanto non vi risponde, non esiste Babbo Natale, non esiste, non vi risponde, lo volete capire o no? Mi raccomando, iscrizione al canale, piadera per sot, figa per tot, tranne per i gobbi e i milanisti. Ciao belli!